si è svolta sabato 30 dicembre a Manfredonia, l'amichevole AS di Manfredonia 2000 contro la Bisaccese, partita di preparazione alla prestigiosa Final Four di Coppa Italia. Ho iniziato già 2 anni fa questa esperienza e diciamo che vengo da tantissimi anni di esperienza nel calcio, sia come giocatore che come dirigente. Poi alcuni amici mi hanno portato a provare questa esperienza da un dirigente un po' di livello più alto e quindi ho voluto provare questa prima esperienza. Diciamo che come prima esperienza, come presidente, non è un presidente che ha una squadra dove ci sono dei costi di gestione, è tutto per la volontà delle ragazze che ci mettono per giocare a calcio. Diciamo, i costi gestione sono solo i rimborsi carburanti per le ragazze che vengono di fuori e le trasferte, quindi tutto il resto è fatto per chi piace giocare a calcio e per chi piace fare questo sport e basta. Quindi ci sono degli sponsor che l'aiutano, diciamo, a sostenere i rimborsi spese e altro? Sì, ci sono quest'anno parecchi sponsor che ci stanno dando la mano, tipo Veladoro, Pippo Sat, Funky Bar, che sono quelli principali. Poi c'è Autolavaggio Giù, che anche lui ci sta dando una grande mano. Per dire, Veladoro e Autolavaggio Giù saranno il nostro sponsor principale per la Final Four che andremo a giocare a Molfetta giorno 4. Dove in diretta streaming loro, attraverso il loro contributo, siamo riusciti ad accedere pure noi alla diretta nazionale che ci sarà di questa semifinale. Questo è il primo campionato che sostiene una squadra di calciotto femminile a Manfredonia ed è un campionato che sta dando delle belle soddisfazioni a queste ragazze. Quali sono i vostri obiettivi? Ah, gli obiettivi sono quelli di far crescere le ragazze. Le ragazze è il primo anno che vengono in un campionato regionale. Quest'anno a girone unico è abbastanza di livello, perché una ragazza che l'anno scorso ha fatto un campionato ACLI che a livello provinciale, diciamo, già quest'anno sta affrontando fisicamente sicuramente anche degli sforzi in più, perché troviamo squadre tipo Taranto, Molfetta, San Michele che sono squadre robuste e quindi diciamo è un campionato completamente diverso. Diciamo, noi i nostri obiettivi, già per noi essere terzi, secondi e già aver vinto il nostro campionato, perché siamo una nuova matricola, vogliamo crescere, andare avanti per i prossimi anni, stiamo prendendo altre giocatrici nel frattempo, pur di puntare a vincere il campionato, perché stando lì a 3 punti dalla prima, una società rischia, fa qualche sacrificio di più e poi quello che arriva si vede alla fine. Fra qualche giorno disputerete la Final Four, che è poi la Coppa Italia di calcetto femminile pugliese, in quel di Molfetta. Che cosa vi aspettate da questa manifestazione? Beh, sicuramente speriamo di fare una gara decente per la competizione che è. Io mi aspetto comunque tanto e spero di dare tanto e dare quella mano che la squadra, la società si aspetta da me. Per quanto mi è possibile comunque. Affronterete l'Athletic Taranto, è una squadra ostica, pare che vi abbia battuto in campionato. Sì, hanno vinto 3-2, però penso sia una partita fattibile. Ma a livello di organico sarete al completo? Spero di sì. Non ci sono infortunati, indisponibili? No, al momento no. Non dovrebbero. No. Quindi speriamo che torniate qui a Manfredonia con Coppa Puglia di calcetto. Si spera, si spera. Ma niente, io penso una cosa, che è un movimento che comunque è nuovo per la città di Manfredonia, abbiamo creato un qualcosa di nuovo, già il fatto di essere arrivati nelle Final Four di Coppa Italia per la conquista appunto della Coppa Italia, penso che sia un grande risultato per questa squadra, che è costituita principalmente da ragazze che vengono da campionati provinciali, quindi non FIGC,
e insomma abbiamo dovuto cominciare un po' da zero, perché il discorso del calcio a 5 femminile è molto diverso rispetto al calcio a 5 maschile, mancano un po' le basi, i settori giovanili, e quindi si deve lavorare molto su quello che è il discorso di tecnica di base. Sono molto molto felice di essere arrivato a questo punto, siamo stati primi in classifica fino a qualche settimana fa, adesso siamo a 3 punti dal Taranto, e che andremo a incontrare nelle semifinali del 4 di gennaio a Molfetta. È sicuramente una partita per le mie ragazze molto importante, perché è una soddisfazione personale essere arrivata lì. Adesso avevo detto, abbiamo raggiunto il massimo obiettivo arrivando tra le prime 4, chiaramente l'appetito viene mangiando, quindi ci stiamo preparando in modo da poter affrontare bene questa partita. Purtroppo o per fortuna le ragazze, molte delle ragazze lavorano, hanno delle attività, quindi non possono essere sempre presenti agli allenamenti, infatti oggi ne mancavano 4-5, ma non è questo il punto il problema, hanno avuto più possibilità di giocare le ragazze che fino adesso hanno avuto un minutaggio inferiore e che possono tornare utili in qualsiasi momento del campionato. Però diciamo che in generale dobbiamo per forza essere contenti e felici di quello che abbiamo fatto fino adesso. Certamente sì. Mister, conoscendo anche le avversarie, questa squadra che lei sta allenando potrebbe vincerlo il campionato? Non è un nostro obiettivo principale, però abbiamo giocato ormai contro tutte le squadre. Quello che abbiamo notato è che la maggior parte delle partite si sono risolti per episodi a favore o contro, quindi risultati sempre per un gol, massimo due, tirate fino alla fine, che si risolvono per gli errori magari che vengono commessi da parte nostra o da parte degli avversari. Può succedere di tutto, può succedere di tutto, come la classifica si sta accorciando, però io credo che sì, può succedere di tutto, entrare nei playoff, vincere il campionato, non c'è una squadra che sta stradominando, quindi ripeto, abbiamo giocato con Molfetta in Coppa Italia, che è una delle squadre diciamo che dovrebbe vincere il campionato per come è attrezzata, con ragazze che hanno giocato in A2, ce la siamo giocata, abbiamo fatto la nostra partita, significa che tutto sommato la possiamo giocare con tutti e ripeto, per episodi si risolvono le partite. Beh, questa squadra credo che stia creando anche entusiasmo a Manfredonia, perché credo che sia la prima esperienza di una squadra di calcetto femminile. L'entusiasmo è più che altro dovuto alla curiosità, perché chiaramente fa curiosità il fatto che comunque ci sia una squadra di ragazze che gioca a calcio a 5. Chiaramente è tutto diverso, i tempi di gioco, la velocità, è tutta un'altra cosa. Io posso dire che da allenatore di questa squadra magari in questo momento sto dando forse neanche il 15% di quello che potrei dare, ma non perché non ne ho la possibilità, perché ripeto, cominciare da zero, dalla tecnica di base e tutto il resto non mi dà la possibilità, almeno fino a questo momento, di poter fare schemi di gioco, palle da fermo, perché dobbiamo andare sempre a ribadire quello che, ripeto, è la tecnica di base e tutto il resto, quindi la gente viene, è curiosa, magari alcuni restano anche un po' delusi da quello che è il gioco, perché ripeto, non è calcio a 5 maschile, è tutta un'altra cosa. Noi stiamo cercando di dare un'impronta di gioco, un'organizzazione tecnica, la palla che gira. Nelle nostre partite non vedete mai la palla buttata via, vedete la palla inizia il gioco da dietro, perché voglio dare un'impronta come se fosse calcio a 5 maschili anche nel femminile, perché è giusto che sia così. Poi possiamo vincere, possiamo perdere, però la mia esperienza qui deve servire a qualcosa, se no non avrebbe senso.